Buonasera a tutti i telespettatori, siete collegati con il Qatar, dove si sta per aprire il lungo weekend che precede il Gran Premio di Losail. Non perdiamo altro tempo, il primo turno di libere è già cominciato e a breve vedremo scendere in pista i primi piloti. Il tempo previsto per la sessione è molto buono, ma data la posizione del tracciato, c'è sempre il rischio che il vento porti della sabbia in pista, creando qualche problema di grip ai piloti. I meccanici portano la moto fuori dal box e il pilota si prepara a salire in sella. Vediamo se dal prossimo giro arriverà qualche informazione interessante sull'assetto scelto.
Sembra che per il momento non abbia bisogno di ulteriori conferme. Probabilmente ora analizzerà gli ultimi giri con il suo ingegnere di pista e decideranno cosa fare. Eccolo entrare in pista. Tra poco scopriremo se sta andando alla caccia di un giro veloce o se sta provando qualche soluzione per il passo gara. Di nuovo le immagini dalla corsia dei box dove il pilota sta tornando dal suo team. Forse vuole dare altre indicazioni sull'assetto della moto. La sua moto è pronta e il pilota si prepara a scendere in pista. Vedremo se è alla caccia del tempo o se sta semplicemente provando un cambio d'assetto.
Di nuovo le immagini dalla corsia dei box dove il pilota sta tornando dal suo team. Forse vuole dare altre indicazioni. La sua moto è pronta e il pilota si prepara a scendere in pista. Vedremo se è alla caccia del tempo o se sta semplicemente provando un cambio d'assetto. Eccolo, di ritorno al box, il team sembra impaziente di sentire i suoi commenti su questo ultimo run. Non escluderei qualche modifica all'assetto. I meccanici portano la moto fuori dal box e il pilota si prepara a salire in sella. Vediamo se dal prossimo giro arriverà qualche informazione interessante sull'assetto scelto.
Di nuovo le immagini dalla corsia dei box dove il pilota sta tornando dal suo team. Forse vuole dare altre indicazioni sull'assetto della moto. La sua moto è pronta e il pilota si prepara a scendere in pista. Vedremo se è alla caccia del tempo o se sta semplicemente provando un cambio d'assetto. Che questo turno di prove libere è terminato, diamo uno sguardo alla prima vera classifica del weekend.